Ecco, io auguro a tutta la gente di fare questa cosa, non di rincorrere il signor X, ma di rincorrere un sogno che poi magari un giorno ti porta a sederti di fianco a quello che tra virgolette un po' seguivi. Schizo per Elle Magazine. Grande. Sei uscito con due singoli che anticipano un lavoro un po' più lungo. Mi racconti un po' la genesi di quest'ultimo tuo periodo di... Allora sì, sono uscito con prima col singolo di Fabiano Nerone, cui ho creduto molto, prodotto da me e Crai Verde, no, da me e Brinda Bob insieme. Subito dopo avevo prodotto dentro nel disco Portami Lontano con Clemente, che è stato un po' un lavoro un po' macchinoso, in quanto abbiamo prima fatto la stesura della canzone, poi Clementino l'ha cantata, poi noi siamo ritornati in studio, abbiamo risuonato molte parti a livello musicale con strumenti, per cercare di dargli un po' un tiro, e qui è iniziata un po', appunto, come dici tu, la genesi. I due singoli si sono, se è stato notato, sono stati portati a distanza di 25-30 giorni. Voleva essere un lavoro di spalmare il mio disco il più possibile tenendo un tempo logisticamente su una volta al mese. Facile, non lo so, comunicazione non lo so, però la missione di questo disco era quella di cercare di andare un pochettino contro la tendenza fast food della musica di adesso e presentare un prodotto che include 28 artisti, un pochettino più spalmato nei tempi e per poter fare, diciamo tra virgolette, digerire questo lavoro. Il terzo singolo sarà Bacca, il titolo è Allenarmi, il disco è già stato stampato e sulla base di una fan base che comunque mi segue da anni è già in vendita e attraverso delle piattaforme sta funzionando. Questo è, diciamo, l'embrione di quello che è. Il titolo del disco è molto interessante, no? Raccontamelo un po'. Prima del prima, allora sì, prima del prima gioca un poco, perché per chi mi conosce potrebbe essere una caffonata, cioè potrebbe essere prima del prima. Questo signore arriva prima del prima e vuole mettere il piede in testa a tutti quanti. In effetti non è esattamente così. Prima del prima è uno stato mentale di combattimento, è un modo di, che appartiene alle arti marziali, di arrivare ad un'essenza mentale prima del prima, cioè prima che tu possa concepire, io ho già concepito qualcosa. Ecco, questo è legato a prima. Ovviamente mi faccio carico del fatto che il titolo Prima del Prima sia un titolo sontuoso e non tutti possono permettersi di dire io arrivo prima del prima. Però, analisi fatta, penso di essere uno di quelli che può dire. Assolutamente, ma poi infatti si è sempre parlato di pionierismo nel tuo caso, no? E che è un discorso molto interessante, che è bello trovare nel titolo, ma è bellissimo non trovare nella scelta degli artisti che compongono il disco, perché invece quello, sì, certo, è molto attuale, quello è adesso, sì, hai scelto tutti artisti che sono super performing artist di questo momento storico. Sì, sì, cioè, nel senso, chiaramente ho tenuto comunque da conto delle persone che mi erano, certo, state vicine e che mi avevano dato comunque una sicurezza, no, musicale, no? Però ho voluto andare in giro, ho voluto guardare, no? Ho voluto guardare proprio la scena e vedere anche persone in cui nessuno al momento credeva, no? Quando ho iniziato io, perché il disco comunque ha una genesi, come dici tu, piuttosto lunga, no? So, mi viene a dire Ame 2.0, Backbone. Invece no, invece ha la sua forma. Nel disco Tech Boy è il risultato di Schizo. Funziona bene. Funziona molto bene, non so, Rolls, ok, ho dato la mia interpretazione di quello che poteva essere la grezzezza di Rolls, passando per artisti anche un po' limitrofi, tipo Shaq Manali, che è uno che, diciamo, sta diventando un piccolo astro nascente nel reggae, no?
e ho voluto accompagnarlo a una produzione con Gaudì, che è un, adesso si è trasformato in un produttore, un musicista, turnista mondiale, no? E sono varie, poi ci sono tutti i vari nomi all'interno, tra la, passando da Lanzcan, arrivando dai Colle, passando dai Colle, ritornando, esperimento, Gianni Leone Murubutu, chi l'avrebbe detto, no? No, cioè, e quasi è stato casuale una cosa, no? I due non avevano niente a che vedere, però avevano un che vedere messi insieme. Cioè, è un po' l'arte, il DJ è anche quella cosa lì. Assolutamente. Cioè, non è cioè, io rivendico in quel caso lì non la scelta dei nomi a tavolino, no, la scelta dei nomi musicalmente parlando. Scelta dei nomi a tavolino è un'operazione che puoi riscontrare in qualsiasi disco così da producer, no? Certo. Io invece non volevo essere, quella cosa, io volevo essere, volevo raccontare una storia. Ecco perché è stato anche un po' difficile e martoriato il percorso in cui mi sono scontrato con tante realtà, diciamo, di lavorative, etichette, via discorrendo, che volevano in qualche maniera un po' usare soltanto quello che a loro interessasse. E invece proprio il mio concetto è: no, tu devi interessarti di tutta la cosa, anche piano, un po' pezzettino alla volta, però se io ho una persona che ha capito la copertina, il titolo, la grafica, il perché delle canzoni, già per me è un grande gol, molto di più che avere 10 personaggi che viaggiano on demand, cioè che non è più il mio tempo, ecco. Certo, no, sarebbe, il tuo non è un disco mercenario. Sì. È un disco fatto da un artista, è un disco fatto da qualcuno che ha voglia di dire delle cose. Ovviamente vado sul mercato, per cui, cioè, non disdegno io di vendere copie, non disdegno di fare operazioni, seguire il mercato, sarei un folle, no? Cioè, nel senso, se non seguissi il mercato. Però non ho voglia di essere soggiogato al mercato, voglio seguire il mio tempo, il mio fisico, il mio modo di pensare, no? Capito? E voglio anche incuriosire le persone. Cioè, quello che mi era stato proposto era quasi buttiamo fuori soltanto singoli, poi il disco magari, queste sono cose che non mi appartenevano sinceramente. E poi io appartengo a una generazione, della cotta è fatta, capito? Cioè, per quanto mi riguarda, belle tutte le logistiche che avete, però insomma, cioè, per me una base è oggi, non è fra 2 anni, non è così, funziona così. Molte cose io capisco vengono ripescate, no? C'è gusto a trovare una, però io quello che faccio oggi è il termometro di oggi, lo scherzo che farò oggi non può essere quello che farò fra 2 mesi e neanche quello che facevo 2 mesi prima. E c'è anche volere un po' questa cosa qua, non volere solo quello che può interessare a qualcuno. Certo, non è così. No, d'altronde sono molti decenni che fai musica, sì. E non è che può cambiare perché cambia il contesto. No, la musica ha sempre avuto qualcosa di rottura, qualcosa, certo. Di dire non mi interessa cosa ne pensate, questo è il mio lavoro. Certo. E quindi ritrovarlo anche nella meccanica con cui le cose vengono pubblicate, certo, o raccontate, certo, ha senso, certo, no? Certo, certo. È molto bello. Una curiosità, visto che hai sempre prodotto tu le cose, adesso lavorare con altri produttori, com'è dal punto di vista creativo? Okay. Ma non è difficile perché no. Brinda è stata una persona che. Brinda per me è abbastanza un genio in produzione. E se la gente andasse a scoprire un po' di tracce su cui lui c'è dietro, anche nel mainstream capirebbe. Brinda è stato anche un mio allievo. Crevello, scusate, un mio allievo. Quindi è stato un piacere, no, vedere delle persone crescere da parliamo di musica assieme, studiamo assieme, a diventare persone molto 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 forti. Addirittura, secondo me, anche più forti di me per certi versi, no? Per certe intuizioni. E quindi la produzione è stata, anche con Garelli, è stata una maniera molto, molto trasparente, molto, molto. Hanno capito che io ci ho subito premesso che io ho una maniera, un gusto e un sound, se non c'è quella cosa lì.
Quindi non è stato un ok, prendo da te questo, da te prendo quest'altro, ma prendo delle cose e insieme eventualmente le prepariamo, le adattiamo. È stato un bel esperimento, non era aspettato, perché poteva essere anche quando tu metti insieme delle teste, due o tre teste insieme, può essere anche una stupidata. In questo Certo. caso invece è andata abbastanza bene. C'è sempre stata un po' la dinamica dell'incontro-scontro, no? Quando si fa le cose insieme, Sì. perché uno migliora l'altro, quindi Sì. c'è quella leggera competizione anche tra musicisti. La ritrovi anche nella generazione di adesso? Ah, nella mia esperienza c'è stato sicuramente un incontro-scontro, ci sono stati momenti dove si è dovuto dire no, questa bassline non funziona, no, questa batteria è plasticosa, però ecco, se tu hai il pregio di poter essere abbastanza malleabile e abbastanza democratico con te stesso e intelligente, da capire che stai parlando con una persona che comunque sa quello che dice, a quel punto lì, la frase buttata lì, questa roba che hai prodotto è una schifezza, non fa male, è un pungolo, no? È un pungolo per, ah, ok, allora ritorniamo e ci mettiamo sotto e facciamo una cosa molto più solida. Se c'è chi ha l'occasione di sentire il disco, sono sicuro che avrà sicuramente la sensazione che non è una roba buttata lì. Non è un prodotto consumato in 4-5 mesi, lo faccio perché ho l'esigenza, devo ricontinuare a fare delle date, devo posizionarmi perché sono un po' sfigatello. No, è un prodotto anche dato dall'attesa probabilmente del mercato, capito? È molto sfaccettato, cioè non è, c'è stata molta attenzione a questa cosa qua in generale. E comunque anche nello Skype c'è stata collaborazione, no? Sono state varie persone che hanno collaborato dentro, ho dato spazio, potevo fare tutto io, no? Però ho voluto dare anche un po' di spazio ad altre persone di allenarmi, volevo dare un po' di fiducia, no? Sedetevi in tracce che magari mi farebbe comodo esserci io, no? Sedeteci voi, qual è il problema? Cioè, io non volevo vestire la corona del mettere, ho fatto questa roba, no? Io volevo farla e basta. C'è sempre un po' quell'aura marziale anche dietro i tuoi lavori, che ti configura un po' come sensei quando fai un disco, come motivo di ispirazione, come maestro, guida, ma non combattente quasi, no? Cioè, a un certo momento mandi davanti quello che è il tuo piccolo esercito, non a caso fai parte di un progetto che si chiama Alienarmi, Certo. che ha questo concetto sempre marziale Sì. dietro, no? È bello ritrovarlo con però un ancora più ampio spettro di... chiamiamoli discepoli in questo caso, di persone che stanno dietro al sensei e lo vogliono ascoltare. E diventa un processo di crescita per tutti. Sì. Sì, non penso che sia facile. Immagino di no. Non penso che sia facile. So i miei limiti, so il mio. Però sicuramente. Molti di loro sono riusciti a prendere delle perle di saggezza in mezzo. Sicuramente chi ha collaborato a questo disco, comunque vada, ha solo guadagnato mentalmente. Io l'ho visto, ho visto crescere, ho visto della gente che è stata sottoposta a dei pungoli molto estremi. Cioè, dobbiamo arrivare qui, dobbiamo fare questo. Cioè, capito? Cioè, c'è sempre stato questo. Una ricerca di un pezzettino in più, un pezzo in più, devo arrivare un po' di più. E questa cosa qua ha fatto crescere tutti quanti. Io non credo molto nella forza del singolo, globalmente, ma nell'energia globale. Credo nella forza del singolo quando deve risolvere una cosa, quando deve essere risolutivo. Allora lì sei tu che rischi te stesso, la tua vita, si può dire un colpo, una vita, non hai più tempo di fare quella cosa. Però per quanto riguarda invece l'energia globale, no? Una stanza che respira tante idee, può tirare fuori grandi cose, ecco perché. Però, come sempre, bisogna sapersi porre. Cioè, se ti poni troppo come un'entità, sei pesante. Se ti poni come uno che vuole usare,
lo faccio da solo, capito? E quindi il fatto che le persone ti appoggino, e ti diano respiro nel progetto, questa è una cosa molto importante. Senti, siamo nel periodo dei 50 anni dell'hip hop, no? Una volta ho letto una tua classifica di brani, di cui poi sono dovuto andare a cercare bene, certo, di che cosa si stesse parlando, perché erano dei brani funk di un determinato periodo, però non di primo acchito, non dei veri e propri classici. Io sono curioso di sapere cosa ascolta Schizo durante la sua vita da ascoltatore, perché immagino che non ascolti quello che ascoltavi 30 anni fa, quello che ascoltavi 40 anni fa, perché l'hai già ascoltato. Quello che ci siamo detti è che lo Schizo di oggi è lo Schizo di oggi, sarà diverso quello domani e quello di ieri, per cui sono proprio curioso di sapere. Comunque sono in continua evoluzione, la ricerca musicale è ovviamente in continua evoluzione. Sono un collezionista, sì, è vero, non sono mai stato un collezionista, chiamiamolo, ordinato. E i miei dischi sono, se tu vieni, sono tutti accatastati, i miei dischi vivono, la mia musica vive, come vive appunto il sentimento che ne traggo, per cui non sono mai stato quel tipo di collezionista, non sono mai andato per riferimenti, per liste. Io ho sempre preso, ho sempre collezionato per emozione, per odori dei dischi, per copertine, per informazioni collaterali. Bastava che un bassista che mi piaceva era all'interno di quel disco, io avrei comunque comprato quel disco. Sì, ovviamente ascolto, attualmente ascolto, ovviamente ho grosso parcheggio di musica funk, di musica brasiliana, colonne sonore, sonorizzazioni ambientali, jazz eritreo, ascolto tantissima roba contemporanea, ascolto tantissima roba dance, per esempio. Cioè, a me piace molto, comunque, c'è anche un aspetto di me che è legato al mondo proprio house, tech house, deep. Cioè, ascolto molte di quelle sonorità perché sono diverse dalle nostre sonorità e cerco a volte di capire la magia che c'è all'interno magari di un pezzo appunto house e quel sound come potrei fare a trasportarlo nella mia cultura, per esempio. Ecco, io sono figlio di quella generazione un po' falocca dove dicevano che noi dovevamo stare da una parte e l'altra erano dall'altra, però ecco, io non sono più quella generazione lì, sono un'altra cosa, sono una nuova persona e domani sarò un'altra persona, per cui benvengano tutte le cose sperimentali, benvenga soprattutto l'uso del futuro, tra virgolette, in maniera esponenziale, dove tu fai delle cose veramente nuove. Non sono per il gimmick, adesso dobbiamo usare tutti la 404, chi l'ha detto? Cioè, nel senso, cioè, voglio bene a tutti quelli che usano la 404, come ho sempre voluto bene a tutti quelli che usano un autotune piuttosto che un 808, però io voglio vedere gente che vola, che fa una cosa nuova, capito? Certo. Che fa una cosa nuova. La musica che ci ha appassionato nasce con quei presupposti lì. Certo, sì. Di usare qualcosa in maniera diversa, di sì, rinnovarlo, sì, sempre. Sì, no? Sì, 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 assolutamente. Cioè, per dire, a me l'autotune è una cosa che mi appartiene. Mi appartiene perché, avendo studiato il vocoder, avendo studiato i synth, possedendo questo materiale, mi sono buttato in queste cose molti anni prima. Quando è arrivato un po' l'era dell'autotune, per me non è che è arrivato il demo, è arrivato una delle tante cose che già facevano parte della mia vita. Probabilmente sento solo la mancanza di un pochettino di competitività, no? Quindi la competitività spinge a te fare questa cosa leggermente diversa da quella che facevo io. E così all'epoca c'era, che ne so, Peter Frampton che usava in una maniera il vocoder e Roger Troutman totalmente in un'altra. Un artista era più una versione rock, l'altro una versione funk. Ed erano due mondi completamente diversi, però usavano quella. Adesso stiamo parlando di questo perché sono caduto su questo, ma potrei dirtelo nell'uso del synth, nell'uso della sintesi del suono.
c'era una differenza sostanziale tra come suonavano certi tipi di gruppi che suonavano la sintesi del suono in una certa maniera. Poi arrivò Hancock e iniziò tutta un'altra era. Mannaggia a me, ho venduto ultimamente il Polymoog. Però la vita bisogna farlo ogni tanto. Bisogna rinnovarsi, no? Lì è stato un rinnovamento di forzato, lo spazio. Però ecco, questo volevo dire. Cioè, beh, non è una cosa da poco, è un'apertura mentale che forse veramente si guadagna col tempo. C'è stata una generazione che è stata un po' ingabbiata negli stilemi, sì, del genere, no? Le batterie si fanno in questa maniera, se non usi il campionatore non fai questa musica. È tutto giusto e tutto sbagliato, no? Allora, perché questa è stata una grande bugia, la grande bugia che tu non facevi la musica, non avevi il 950. Penso che io l'ho saltato anche, l'ho comprato dopo per diletto, ma io sono passato direttamente da 550 della Roland al 1100 della Akai, passando per il 3000, poi per il 3002, poi per voglia nel frattempo se ne sono entrati dentro tutti gli MPC e via discorrendo. Allora, per certi versi sì, è vero, certe macchine hanno segnato un'era, ma se non c'erano dietro le persone che facevano quella, certo, cosa lì, quelle macchine erano soltanto dei pezzi di plastica, così. Poi sicuramente chi produce, te lo dico per esperienza, avendo fatto il lavoro ha lavorato con delle ditte che sviluppano sia mixer sia hardware e software, e come product manager ti garantisco che se non c'è un input dalla di terza parte, loro si fermano abbastanza velocemente al palo, non sanno che cosa debbono fare. A meno che abbiano a che fare con dei geni, capito, come Roger Lynn, ma come Roger Lynn o come Bob Moog, non è che ci sono 100, no. Ne arrivano qualcheduno e poi, sempre parlando di Roger, vengono tritati anche dall'industria. Roger, dopo l'MPC 60, dopo il 3000, ha perso tutti i diritti, la CAI è andata avanti per conto suo, io ho avuto la fortuna di farmi customizzare uno strumento da lui e ho avuto una piccola chat di parlare insieme al telefono e ho comunque visto una persona che aveva dato tantissimo, ma non tutti quelli che danno poi ricevono. Questa è un po' un'equazione. Un'equazione un po'. E poi è bello che sottolinei il fatto che fare musica è anche il bello di avere a che fare con le persone, con chi fa le cose, no? Sì. Poter parlare anche soltanto con un tecnico del suono, un ingegnere del suono della musica, certo, è molto più profondo che comprarsi una macchina ed aspettarsi come suoni. Certo. Dici, no, l'ho sentito da quello che per me è il mio idolo, faccio esattamente come lui. Certo. Senza portare però avanti un discorso. Certo. Credo che forse la volontà di portare avanti un discorso, no? Di evolverlo giorno per giorno, sia la base del fuoco, di continuare a fare musica, di ricercare. Io lo vedo, questo piccolo problema qua, lo vedo anche nell'insegnamento. Vedo le persone che viaggiano un pochettino per stereotipo. Ho sentito quel signore che usa queste tre cose e ha raggiunto un gol. Ho sentito quest'altro signore che mi spieghi come fa quel signore a fare. Non è mai mi spieghi come fare ad andare su un altro livello, ma mi spieghi come fa X ad andare a Y. Certo. E io un po' dico sempre, ragazzi, se andate su questo tipo di calcolo, sarete sempre dopo. La mia esperienza è nata sui giradischi. La mia esperienza è nata sui giradischi. A un certo punto proprio ho guardato, eravamo il primordiale gruppo di allenarmi, no? E guardammo proprio decidemmo di decidere proprio di capire, non decidere, quanto tempo ci separava da noi al top proprio. E abbiamo iniziato a allenarci, in quella maniera così inconscia di fare le cose, ci siamo andati oltre. Quando io sono andato in California l'ultima volta per giudicare i mondiali, mi sono ritrovato con tutta la scuola californiana, cioè dei miti, no, per me. E poi mi sono accorto che molte di queste persone chiedevano l'autografo, la fotografia. Cioè, io ho scritto qualcosa che non lo sapevo, capito? Avevo scritto una tecnica, una roba, avevo scritto una canzone che era andata talmente
ero andato talmente avanti che non me ne ero neanche accorto di quello che avevo fatto, capito? Ecco, io auguro a tutta la gente di fare questa cosa, non di rincorrere il signor X, ma di rincorrere un sogno che poi magari un giorno ti porta a sederti di fianco a quello che tra virgolette un po' seguivi. Ma io come tanti altri di noi del gruppo non seguivamo, cioè noi cercavamo di sorpassare queste persone o comunque andare lateralmente, no? Avere un altro percorso per avere, certo, un risultato diverso. Certo, perché comunque penso e ribadisco che la musica sia un punto di vista. Se tu lo guardi sempre da così, avrai un punto di vista. Certo. E molte volte è proprio io mi sposto, cerco di guardare il giradischi, cerco di guardare la musica, proprio di sentirla da un angolo diverso. È quello che sto facendo. So che magari un po' può essere, non so, può essere fuori tempo questa cosa, non lo so. Lo so. Però sono io. Esatto, innanzitutto definisci te stesso in questa maniera, certo. Per cui non può essere fuori tempo perché sei qua e ne stai parlando. E dall'altra parte credo che ci voglia una profondità e una capacità di approfondimento molto forte, che forse è quello che manca, volendo fare, trova i difetti a contemporaneità adesso. Adesso non c'è una grande profondità d'animo, nel senso che i singoli durano 5 minuti, le canzoni durano troppo poco per essere comprese, e allora chi le fa è di solito portato a farle più semplici in modo che arrivino prima. Però mancano dei pezzi, perché si costruiscano dei classici, delle cose che rimangano tra 10 anni, 15 anni, 20 anni. Ascoltiamo delle canzoni che ci piacciono per 40 anni. Cioè, nel senso, sono d'accordo con tutti, ma ho paura che molto di quello che c'è adesso non difficilmente possa essere un qualcosa per cui tu vieni veramente ricordato. Cioè, io arrivando appunto in California, arrivai lì e c'era la gente che con l'album The End, per me era roba vecchia, no? Però ho detto, no, queste persone però danno un valore a una cosa di 15 anni prima. Quindi vuol dire che ho fatto un gol, è una cosa che è ancora ricordata oggi. Questo non vuol dire che il fatto di vivere nel ricordo di quelle cose che sono state fatte sia una figata pazzesca, però secondo me bisognerebbe fare anche cose per costruire, no? Quindi devono essere un po' solide. Alcune volte io sento un po' delle cose che non è che lasciano il tempo che trovano, però non si capisce che è materiale per essere consumato molto fast food, molto veloce, molto molto cotto e mangiato, però male, esatto, perché comunque fast food. Certo, sì, questo ci può, sì, questo è, come ti dicevo, un po' l'idea che io ho cercato di tirarmi indietro, anche perché mi sono reso conto che io in quel mondo lì era un passo che non era mio, no? Quindi io, cioè, se devo combattere non combatto a modo tuo, io combatto, quindi tiro dentro nella mia storia, non vado nella tua, esatto. Capito? Quindi ho cercato di fare un prodotto più slow e anche un po' più maturo, se vuoi, chi se ne frega, però perché ultimamente mi sembra quasi la problematica di dire maturo, non bisogna vergognarsi di essere una persona che ha un po' di esperienza, e insomma, questo è per adesso. Grazie mille allo schizzo di oggi, con la grande curiosità di incontrare lo schizzo di domani. Speriamo. E vedere dove arriva. Grazie mille, Mauri. Grazie ancora. Davvero.